Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Il Consiglio ha approvato il 9 ottobre un ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza su finanza e funzionamento degli enti locali. Il documento chiede che il Presidente della Giunta regionale tuteli le prerogative della Regione e dell'Assemblea in seguito al decreto legge approvato dal Governo il 4 ottobre. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dei votanti, con le opposizioni che non hanno partecipato al voto. Hanno imparato a guidare il motorino in modo corretto, studiato il codice della strada e fatto attenzione anche agli aspetti ambientali del trasporto su due ruote. Per questo un gruppo di studenti è stato premiato a Palazzo Lascaris dopo aver partecipato al corso di formazione realizzato dall'associazione Scooter Sicuro in collaborazione con la Consulta Giovani. Il corso è stato frequentato da 592 ragazzi di 12 scuole di Torino, Novara e Cuneo. Lorenzo Leardi, presidente della Consulta Giovani. È un'iniziativa che finanziamo e patrociniamo da 2 anni, è un'iniziativa importante che aiuta i ragazzi a imparare quelle che sono le regole, che tra l'altro regole importantissime del codice della strada, e a guidare in modo corretto i veicoli a motore a 2 ruote, quindi gli scooter. Si è parlato dell'Unione Europea di fronte alla crisi dal 10 al 13 ottobre al seminario di Bardonecchia. L'incontro con gli studenti è stato promosso dal Movimento Federalista con il contributo della Consulta Europea e dell'Assessorato alla Cultura. Roberto Boniperti, vicepresidente del Consiglio regionale. Il seminario di Bardonecchia è il premio finale a una parte dei ragazzi che hanno partecipato al nostro concorso Diventiamo Cittadini Europei. Ci sono qui ragazzi di 27 istituti del Piemonte che hanno collaborato e dibatteranno su una serie di temi, tra cui l'Europa, la crisi, dove va l'Europa e qual è il futuro dell'Europa e degli Stati membri. Studenti polacchi e italiani a confronto sui temi della guerra, della deportazione e della resistenza. All'incontro legato al progetto linguistico culturale dell'Unione Europea Comenius hanno partecipato una 60 di studenti del liceo della città polacca di Zamość e del liceo classico del convitto Umberto I di Torino. Roberto Placido, vicepresidente del Consiglio regionale. Due esperienze diverse di due paesi molto diversi, con i giovani polacchi e torinesi italiani, con due paesi che hanno un periodo risorgimentale anche simile, seppur, come dicevo prima, molto diverso. Si parte dalla storia per ricordare la storia, la memoria, per capire cosa è costata la democrazia e la libertà. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.